Ciao ragazzuoli e benvenuti ad un nuovissimo video. Sì, comunque, benvenuti ad un nuovo video. Faccio questo video perché molti di voi mi hanno scritto in questi mesi o comunque mi scrivono sempre dopo che pubblico un video o comunque un po' che sono inattivo, mi scrivono chiedendomi quando esce il prossimo video. I primi tempi lo facevo anch'io, scrivevo ai miei youtuber preferiti quando sarebbe uscito il video dopo o quando avrebbero pubblicato un vlog o qualcosa comunque di interessante. Ovviamente parlo di youtuber magari un pochino più piccoli, non andrei mai a chiedere a uno youtuber con 100.000 iscritti o 200.000 iscritti quando esce il tuo prossimo video. Anche perché nella maggior parte dei casi loro hanno più possibilità o comunque modo di fare magari un video a settimana o un video ogni due settimane. Per quanto riguarda me, in effetti avete ragione, purtroppo non riesco a pubblicare tanti video quanto vorrei, anche perché ci sono varie problematiche nella creazione dei video. Molti di voi magari pensano che fare un video come li faccio io sia molto semplice, piuttosto che fare un video tutto girato con gli effetti speciali molto fighi. Ragazzi, creare un video è uno sbattimento mentale non indifferente anche fisico. Voi direte che cazzo ci vuole a sparare quattro cagate davanti alla telecamera, sono capaci tutti. Non avete completamente torto, ma non avete neanche completamente ragione. Vi vado a spiegare le motivazioni. Per fare un video, innanzitutto, serve un'idea che sia originale o comunque trattare un argomento che non tutti già hanno trattato, perché altrimenti si scadrebbe nel banale. Per quanto riguarda me, io scrivo sempre un copione prima di girare un video o comunque un canovaccio da cui attingere la maggior parte delle idee. Il problema è scrivere questo copione. Devo scrivere il video nuovo. Innanzitutto mi servono i materiali. Blocco! E qualcosa per scrivere. Ok. Nuovo video. Sì. Sì. Dopo la stesura di un copione si passa al momento di girare le scene e di girare il parlato. Girare il parlato è molto più difficile di quello che si pensi, anche perché non avendo imparato probabilmente il copione a memoria, perché non mi scrivo esattamente quello che devo dire, il più delle volte mi impappino e ciao proprio. Inoltre, girare il parlato in un condominio è veramente complicato. Quindi ragazzi, come vi dicevo, sono già... No... Quindi ragazzuoli, come vi dicevo, mi sono lasciato... No... Quindi, come dice il saggio... Quindi, come diceva il saggio, come vi dicevo poc'anzi, il problema principale... No... No, ti prego... Notato se seguite i miei video, io adoro girare le scene in esterna, mi piace tantissimo girare in esterno. Il problema principale di girare in esterno è il tempo, poi calcolando che io abito a Milano e arrivo da due settimane di pioggia perenne, girare in esterno è molto complicato. Sì, pronto? Ciao zio, sì, tutto a posto. No, stavo pulendo un attimo casa perché approfittando che c'è il sole pomeriggio volevo girare un video. Ma perché non sto zitto mai? Quindi ragazzuoli, questo è il mio metodo, diciamo, creativo per creare i video che a voi piacciono tanto. A me fa molto piacere che mi seguite, mi scrivete, mi chiedete quando usciranno i prossimi video. Cercherò di essere molto più attivo anche perché ho parecchie idee in testa e cercherò di renderle reali nel minor tempo possibile. Quindi se anche voi fate video e vi ritrovate nella descrizione di questo iter di creazione di contenuti, come si dice adesso sulla community, fatemelo sapere qua sotto con un commento. Che dirvi? Iscrivetevi al canale, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, perché come ben sapete, se il video non vi è piaciuto... Vabbè. Quindi ragazzuoli, ci vediamo al prossimo video e come sempre, Shabalaya! Scusate, c'è una cimice
là e vorrei prenderla prima che mi puzzi tutta la casa.